Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su Ino Game Sport. Oggi ragazzi siamo qui tornati finalmente con il quinto episodio della carriera allenatore su FC24 con il nostro Fulham. Ma prima di cominciare ragazzi fatevi ringraziare veramente tantissimo per il vostro supporto, vi ringrazio tantissimo, supportate al massimo di questo contenuto della carriera su FC24. Noi direi di incominciare immediatamente, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale così mi supportate veramente al massimo. Vi ricordo che tutti i video escono alle ore 13 qui su Ino Game Sport e tutti i shorts escono dalle ore 10 alle ore 19 tutti i giorni. Incominciamo immediatamente e non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Oggi, ragazzi, incominciamo il campionato. Però avanziamo perché abbiamo appena terminato la fase del pre-campionato dove abbiamo fatto ben due vittorie e una sconfitta. La sconfitta che è arrivata nell'ultima partita, ma che comunque, ragazzi, due vittorie, una sconfitta con 5 gol fatti e solo 4 subiti, comunque va abbastanza bene. Stiamo giocando bene, dobbiamo un pochettino migliorare, però ci siamo secondo me. Fax lo andiamo a cedere come giovane, al momento non abbiamo nessuno nel nostro vivaio. Ci hanno chiesto lui. Va bene, lo possiamo dare con un prestito con diritto di riscatto, accettiamo, non ci interessa, ci dobbiamo togliere un po' di giocatori, due da prestito, 2 anni, va bene lo stesso, magari così no, perché ci rimettiamo noi, quindi non va molto bene. Offerta cartellino, va benissimo, e andiamo a sbarazzarci con un altro giocatore, sperando che lui accetti il trasferimento. Allora, avanziamo, si sta avvicinando, ragazzi, la primissima partita del 12 d'agosto contro l'Everton, la prima partita di campionato. Il Coventry City vuole Payasiti, lo vuole anche lui con diritto di riscatto. Noi accettiamo, se andiamo a togliere un po' di giocatori dalla rosa, che sono veramente tantissimi. Ok, stipendio magari non ci voglio rimettere io, quindi facciamo sempre così. Ci mando, va bene lo stesso. Offerto 1 milione e 2, va bene, ok. Si prende i soldini perché si deve andare a acquistare Justin e ci servono un paio di soldini, quindi aspettiamo un pochettino, vediamo se ne va qualcuno. Ok, se ne va questo qui che era 59 euro, dobbiamo prenderci mezzo milione dal suone, però ce lo andiamo a prendere poi, non al momento, quindi al momento non ci serve per comprare Justin. Se ne va anche l'altro, ancora no. Voglio il Carney, lui è 6 milioni e 2, lo possiamo accettare, visto che 6 milioni e 9 non ci cambia sicuro nulla, se ce lo danno prima di subito sarebbe top. Sarebbe anche lui, sempre in prestito con diritto di riscatto per 2 anni al Coventry City. Ok. Possiamo avanzare? Se ne va, eccolo qua Carney. Vediamo se possiamo acquistare immediatamente Justin. 6 milioni di euro che fanno veramente molto comodo. Ok, prima della partita di campionato proviamo ad acquistare pure Justin. Eccolo qua. Facciamo la stessa offerta di prima. Offerta di Jimenez più 5 milioni, ne vuole ben 10, lo facciamo con scambio di valori, attaccanti, Moniz, quasi 6 milioni, ragazzi, con 10 milioni, no, 8.800, più clausola del 15%, no, ragazzi, non ce li ho, sì, ce li ho, però, no, vaffanculo. Fatti a sparare, va? Mi ha alzato l'offerta, sto rincoglionito. 10 milioni per Justin sono tanti, lo so, però vabbè. Ormai, che ci vogliamo fare? Vai con 5 anni, come primo. Non clausola rescissoria. 40K. Stavolta ce li abbiamo. È lui, è nostro, ragazzi. La seconda volta, non si sbaglia. Allora, andiamo a acquistare pure Justin, che ci potrebbe servire. Io lo metterò subito perché abbiamo investito per 10 milioni e Robinson nel precampionato diciamo che non mi ha convinto per nulla, lo vorrei andare a sostituire, lo possiamo pure togliere, lo vorrei al momento andare a sostituire, poi mano a mano vediamo, sono tutti in una buonissima forma, al momento Robinson lo tolgo, ci metto il buon Justin, Robinson lo mettiamo in panchina al posto di Leno.
Perfetto. E a me come se quella formazione titolare per incominciare il campionato. Però al posto di Piatta voglio fargli cominciare Adama Traoré. Perlomeno nella prima di campionato. Vi avevo promesso una simulazione un po' diversa rispetto al precampionato, che era molto più in sì. Partita, primissima, relazione, partita. Beto è colui da tenere d'occhio, loro hanno la standard come idea tattica, praticamente adotta un assetto molto equilibrato, sa fare bene sia in fase di possesso che quella di non possesso. In difesa, in fase difensiva, non hanno nessuno da tenere d'occhio, conferenza stampa, direi di saltarla. Calcio d'inizio, visuale, oh, aspettate un attimo, visuale, tattica, simula partita, simula visuale, tattica. Ok, e ci dovremmo essere, dovremmo scendere in panchina con tutta la nostra squadra ed eccoci qua, la primissima di campionato anche per la squadra. Dell'allenatore Ivan con il Fulham, primissima partita, così sono tutti i precedenti, diciamo che ci sono stati, queste sono le nostre esultanze che abbiamo fatto nelle diverse partite. E adesso si incomincia, ragazzi. Visuale, tattica, per la prima volta utilizzata, non l'ho mai vista, onestamente. E perché no? Perché non fare la partita così? Onestamente, mi piace di più. Mi piace di più. La vediamo come la nostra parte. Almeno, secondo me, è anche più divertente da vedere. Non voglio giocare io perché, come allenatore, devo essere allenatore. Non dobbiamo giocare noi, obbligatoriamente. Non si vede chissà se benissimo o malissimo. Comunque, si vede, direi, anche abbastanza bene. Dai, ragazzi. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questo calcio d'angolo. Magari se lo battiamo entro adesso sarebbe troppo. Ok. Attenti che possono ripartire loro. Attenzione che possono ripartire loro. Facciamo questa bellissima modalità di visuale tattica che hanno messo quest'anno come novità. Chissà che novità è. E nelle partite più importanti, ovviamente, perché è bello almeno vedere questa partita, possiamo vedere. Non ci portiamo un vantaggio. Passava, ragazzo, tenti a difendere. Attenti a difendere. Ok. Potremmo ripartire. Bravo centrocampo. Vai, Justin. Vai, Wobby. Ok, riversa la vai. Batti veloce. Niente, hanno ripreso panico. Attenti a non farli andare avanti. Vai, Dama. Vai, Dama. Anzi, adesso hanno attaccato solamente loro. Vediamo se la facciamo un po'. Ok, vai. Mettere in mezzo. Adesso hanno attaccato solo loro, adesso siamo noi, Dama, tre. No, quasi gol. Peccato, con Elliott potevamo segnare. Davvero, davvero peccato. Calcio d'angolo, niente da fare. Vai, niente, stanno ripartendo loro. Attenzione, chiudete tutti quanti, chiudetele. Bravissimo, vai, Damo, prendi sta cazzo di palla. Allora era fuori, eh? Sentirò met fare mettere la palla a mezzo. Attendi qua. Ok. Grazie, andiamo un pochettino più veloce. Simulazione. Che cazzo vuol dire?
Questo scende in campo. Io non volevo fare questo. Come si fa? E questo è il controller, che cazzo vuol dire? Ah, era messo un altro cazzo di cane, va bene. Vediamo un pochettino la simulazione, no? Così andiamo anche leggermente più veloce, però attenti. Se no, ragazzi, la partita non finisce, ma i primi minuti comunque ce li vediamo nelle partite più importanti, sempre così, perché è una bellissima cosa, però anche se è un pochettino più lento, ovviamente. Ok, calcio d'angolo. Il calcio d'angolo l'ha toccato lui. Vabbè. Noi siamo i rossi, loro sono i blu, se ancora non l'avete capito. Bravo. Oh, prendi sta cazzo di palla, che cazzo fate? Possiamo ripartire? Vai Tosin. Ok. Vai Wobby. E in mezzo però non c'è nessuno, vai. Becker, dove cazzo è? E qua ripartono, ma non c'è nessuno. Deve chiudere un po'. Bravissimo, Keller. Ok, fine primo tempo. Io direi di continuare con questa squadra. Adesso facciamo un pochettino di campi verso 55, che poi prima che c'è la palla, vediamo se fa l'80esimo, come prima. Buona, vai. No, peccato, peccato, dama. Penetri, penetri, perfetto, vai. Ok, possiamo ripartire? Niente, cazzo. Niente, niente, niente. Teniamoli un po', teniamoli un po', teniamoli un po', teniamoli un po'. Ok, fermi. Cambi, 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 cambi. Allora, entra Calvert-Lewin, Maguire. Adesso lo possiamo far entrare perché prima era anche stanco. Facciamo entrare Robinson, anche Diatta, da questa parte, e Pereira, da questa parte, fai così. E lo stoppa un pochettino più indietro, lo so, lo capisco, e vai. Quando il CC lo può fare. Ragazzi, o vinciamo, o vinciamo. Sono solo due cose, mi dispiace. Cambi, già sono stati effettuati, vai. Ragazzi, grazie. Dai, porca puttana, dai, Diatta, non puoi sbagliare il primo pallone che tocchi, Dio. Non possiamo pareggiare, ragazzi, possiamo solamente che vincere. Solo questo possiamo fare. Vai, vai, rigori, rigori, rigori. Buona. Grazie, però di attacco la palla e sbaglia, tocca la palla e sbaglia. Bravi. Gioca. Buona. No, che parata. Ragazzi, scendiamo in campo veloci. Calcio d'angolo per noi, che parata di attacco, puttana. Ragazzi, ma perché? Cioè, non capisco una cosa. Impostazioni. Quello giallo non c'è. Come cazzo lo tolgo? Scusatemi. Come gli toglio quello giallo? Non capisco come cazzo si deve togliere quello giallo. Vabbè, andiamo a simulazione. Vai ragazzi, veloci, veloci, veloci. Ma abbiamo fatto davvero veloci. Dai, dai, tendi. Sì, Adama Traoré. Adama Traoré. Al 90esimo, all'89esimo. Ragazzi, 90esimo. Teneteli, 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 stop, parte finita. Vamos, vamos, 1-0. Primissima sofferta al massimo, ma abbiamo vinto. Grazie a Damo Traoré all'ultimo, all'ultimissimo minuto. Allora, adesso un po' di riposo, vediamo se possiamo vendere qualcuno. No, magari lui no. Robinson, ad esempio, lo potremmo vendere. Se ci dassero 22 milioni, li accetterei senza onestà, troppi problemi. Facciamo anche 22, sono già fuori.
22 milioni, perfetto, buonissimo, anzi. E poi vediamo un pochettino chi poter prendere. Vediamo chi sono un mese. Devo dire che sono proprio contro le cose che circolano sul mio conto. Lei ha un'altra possibilità, perché questo è che sono il giocatore giusto per lei. Ci penseremo, vedremo, 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 vedremo. Andiamo avanti, un pochettino avanti. Voglio anche Pereira. Voglio anche Pereira, però io al momento non glielo voglio dare. Non glielo voglio dare. Vamos, andiamo avanti. Andiamo a prendere, ragazzi, Robinson, e consigliatemi qui sotto chi andare a prendere. Con 20 milioni, un bel terzino sinistro, anche destro, che possiamo andare ad adattare proprio al terzino sinistro. Al momento metteremo titolarissimo Justin, che comunque ha giocato titolare anche nella primissima partita contro l'Everton, e abbiamo da giocare questa partita. Abbiamo da giocare questa partita, che la facciamo in questo momento. E Jimenez lo andiamo a vendere per 4 milioni comunque al Salisburgo. Va bene, accettiamo immediatamente l'offerta. Poi sul conto di fondamentale non si gioca. Se in campo, se mi manda in campo al posto di Wobi, non la denderò. Ci penserò, ma al momento no, ragazzi. Non possiamo andare a rischiare con William. Giochiamo la primissima in casa nostra. Ragazzi, una partita. Sì, c'è Martin, che attenzione, potrebbe essere un giocatore importante in questa partita per il Brentford. Calcio d'inizio, formazione è quella che vi ho appena e vi sto facendo vedere, anzi no, deve andare a cambiare, ragazzi, un attimo solo, perché poi lo scordo. Adebayo al momento non parte il tovaggio, Maguire. Ok, c'è una cosa, diamogli una possibilità, esce uno, rientra uno, dai, vediamo cosa può fare. Vediamo cosa può fare. Moniz al momento non so fino a quando possa giocare questa mondo. Se se ne va già coso, però dobbiamo prorogarla. Vediamo un po' fino a quando può giocare realmente Moniz nella nostra squadra. Io direi di andare a prendere con la singola partita. Vamos. E vamos, ragazzi, vediamo un pochettino cosa combiniamo. Prima partita, anzi seconda partita di campionato, ma primissima partita in casa nostra di questa nuovissima stagione. Attenti, 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 benissimo. Sento qui, difendi, bravo. Ieri infatti sono, ho detto che cazzo mi sto sbagliando, invece no. Noi siamo in Libia, attenzione, e qua c'è Gomis. Invece no, ci mette le manichelle. Possiamo ripartire sopra, c'è William di là, attenti. Ok, bravissimo, va Justin. Bravissimo Justin, mettere di mezzo di nuovo, ok, un pochettino fortunati. Vado a passare un pochettino meglio a Beyer, fortunati in questo momento. 1-0. Beh, chiaro, molto fortunati nei rimpalli, molto fortunati nei rimpalli. 1-0 al 23esimo in casa nostra, vamos. Attenti, vai. Possiamo pressare un pochettino di più, per favore, grazie. Ora il 4-2-3-1 che utilizziamo, molto offensivo, molto difensivo, infatti. Al contro però subiamo un pochettino di gol. Ovviamente 0 gol subiti in questa stagione. Vai, 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 riparti. Brutto grosso, onestamente, non mi è piaciuto. Ripassa la cosa. Bravo William, passa Justin, Justin mette in mezzo. Poi c'è Beger, William, niente. E attenzione, bravo Justin di tornare, per le difese siamo un pochettino scoperti. Riprendiamo un po' le posizioni, bravi. No, no, ragazzi, così, sempre al 45esimo, anche in cosa? L'avevo detto che avevamo fatto 0 gol, vabbè. Comunque, stiamo giocando bene, dobbiamo essere un po' più concreti in attacco, leggermente più concreti in attacco, e possiamo farcela, dai ragazzi, dai. Io ci credo onestamente, dai. No, bravo Keller. Attendi in difesa. Non facciamo cazzate. Bravo William. Ok, William. E lui va, no? Perché devi correre, no? Cambi subito. Esce William, entra ai Wobby. Entra anche al posto di. Facciamo così. Doppio attaccante. Calvert Lewin, Becker, Iwobi, Traore, Maguire, Bassey, Gusto, Cantiere, Cross. Chiamiamola così, vai.
attaccanti possibili, dai. 4-2-4 sono due attaccanti. Non siamo con due attaccanti, però non possiamo mettere male così. Cacchiere, dai, cazzo. Attenti. Recuperiamo palla, cazzo. No, no. Ok, bravi. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, avanti. Passi di là, vai, qualcuno in mezzo. Dai, devi però concretizzare, perché porca miseria, è il secondo errore che fai. Molto importante, uno in fase difensiva, uno in fase offensiva. Cattiva solo per la mortale, non mi interessa, vai avanti, vai avanti. Non facciamo cazzare adesso. Dobbiamo andare a segnare, dai ragazzi, non possiamo pareggiare. Ragazzi, siamo in casa nostra, dai! Offensivo, mettiamo offensivo, dai! Vai! Dai, ma come abbiamo messo questa occasione del gol con Calvert-Lewin, cazzo! Potevamo essere uno contro uno contro il portiere, cazzo! Rincoglionito! Testa di cazzo! Non ti faccio più giocare! Niente, raga, dobbiamo pareggiare. Veramente, un rincoglionito, Calvert-Lewin, un rincoglionito. Si è mangiato un'occasione. Primo pareggio, inutile. Inutile perché la dobbiamo vincere, cazzo. Ragazzi, al momento, finiamo qui. Ditemi la vostra in questi 3 momenti. Potremmo fare sicuramente molto, molto meglio. Vediamo cosa andare a migliorare nei prossimi episodi. Vi ringrazio per essere stati qui in compagnia mia. Noi ci vediamo direttamente con un prossimo video. Ciao, ragazzi.